Se dovessi descrivere questa giornata con un colore, beh, il colore che sceglierei sarebbe il verde. Mi stavo dirigendo con un pullman verso l'estremo nord di questo incredibile posto. Non sapevo ancora cosa mi attendeva in questa giornata, ma proprio mentre stavo realizzando di quanto belli fossero quei paesaggi, il pullman si fermò all'improvviso. Molto strano, eravamo fermi in mezzo alla strada. Cos'era successo? La guida ci fece scendere tutti, e lì, accostati alla strada, vedevamo il mare, o meglio, l'oceano. In lontananza intravidi qualcosa. Era un castello, uno di quelli da film, a strapiombo sul mare. Era incredibile, anche se purtroppo non potevamo avvicinarci di più per via del poco tempo. Arrivato qui, laggiù l'oceano, un castello super figo e niente. Era un primo assaggio dell'Irlanda del Nord. Tutto era verde attorno a noi e notai dal finestrino del pullman che stavamo costeggiando l'oceano, fino ad arrivare in uno dei luoghi più significativi di questa terra. Più camminavo e più il terreno diventava particolare. Mille colonne basaltiche che si ereggono a forma di prisma, con base esagonale. E niente, sono arrivati in questo posto. Guardate qui. Sotto il camminare di tutti quei turisti c'era una delle famose leggende irlandesi. La Giant Causeway, chiamata così perché è legata alla leggenda del gigante Finn contro il rivale Angus. Si narra che il gigante Finn McCormick abbia costruito un selciato per raggiungere a piedi la Scozia, per combattere contro il rivale Angus. Quando attraversò il passaggio, si rese conto che il suo avversario era troppo grande per lui. Allora, insieme alla moglie, lavorò di astuzia.
Finn si finse suo figlio, così che quando Angus la raggiunse in Irlanda per combattere, vide questo bambino gigante e spaventato scappò distruggendo il selciato che collegava le due terre. È sempre bello ascoltare le leggende popolari, ci raccontano molto della cultura in cui ci immergiamo. Ma anche se questa storia è così avvincente, in realtà il selciato del gigante è il frutto di un'eruzione vulcanica avvenuta 60 milioni di anni fa. Lasciandoci alle spalle la bellissima avventura sul selciato, ci spostammo poi nelle Dark Ages. Una straordinaria stradina nella contea di Antrim. La particolarità di questa strada è che è circondata da alberi incantati, che formano come degli archi nel cielo. Si narra che dopo il tramonto si intravede un fantasma tra i rami degli alberi, che poi svanisce dopo l'ultimo faggio. Quel ragazzo stava scoprendo tante cose nuove e pian piano sentiva che qualcosa stava cambiando in lui. Ma il bello doveva ancora venire, perché la prossima tappa del viaggio era la città di Belfast. In quel momento la città ospitava la mostra della celebre serie fantasy Game of Thrones. Per tutti i fan del genere come me, beh, sapete di cosa sto parlando, vero? Tutti i costumi di scena e gli oggetti usati nel film. Dagli estranei Lannister, da Arya Stark al Grande Inverno, i Dorniani, i Baratheon, i Draghi, Daenerys Targaryen, fino ad arrivare al famosissimo Trono di Spade. Thank you.
Belfast è proprio una bella cittadina. Dopo il museo ho avuto modo di visitarla molto velocemente, prima di ripartire per Dublino. La pioggia mi fece riflettere su una cosa. Questo era solo l'inizio, ma pian piano stavo iniziando a capire, anche se quello che mi attendeva il giorno dopo avrebbe cambiato tutto. E noi ci rivediamo nella prossima avventura.